Ciao, buonasera, ciao a tutti. Scusate il ritardo, ma stavo aspettando che terminasse la collega Edel che era in diretta prima di me. Tra l'altro ho ascoltato l'ultima parte della sua diretta ed è, diciamo, in sintonia e in risonanza su quello che è l'argomento, quello che affronteremo oggi. Aspettiamo un attimo che vi colleghiate. Ciao Giorgia, ciao Stefania, ciao Stefi, ciao Giorgia, benvenute. Ciao Maria Romana. Ciao Simona, ciao a tutte, benvenute e ben ritrovate e benvenute. Vedo che ci sono delle persone nuove, delle persone che... Ciao Vania, Valeria, Anna Maria. Antonietta, ciao Antonietta, c'è anche Maurizio, ciao Maurizio. Allora, intanto volevo, questa è la terza volta che io trasmetto in diretta su questo gruppo. La settimana scorsa ho fatto una diretta il 19 di marzo, dove proprio perché ci si festeggiava la festa del papà, ho portato dimostrazione pubblica, ho fatto per le persone che erano connesse dei contatti con il mondo spirituale. È stato, diciamo, emozionante perché sono arrivati tutti questi messaggi da questi, ciao Laura, da questi nostri papà che sono nel mondo dello spirito. Quindi è stata data quella che viene chiamata l'evidenza della vita al di là della morte fisica. Poi ho fatto un'altra diretta il 21 marzo, in corrispondenza dell'equinozio di primavera, e in quell'occasione ho chiesto al mondo spirituale di portare contatti. Stefania, parlerò anche degli animali. E di portare il messaggio, diciamo, un messaggio per voi da parte delle vostre guide. Quindi, però, ho visto che c'è un po' di confusione, nel senso, ci tenevo a fare un minimo di chiarezza su come un medium lavora con il mondo spirituale. Allora, intanto, il compito che io cerco di portare avanti per il mondo spirituale è quello, in primis, di risvegliare le coscienze. Risvegliare le coscienze cosa vuol dire? Cioè, far prendere consapevolezza a ognuno di voi del vostro potenziale a livello spirituale, ossia del fatto che tutti noi siamo, ciao Antonella, che tutti noi siamo spirito in un corpo, cioè che quindi ok, va bene, è importante entrare in contatto con i nostri cari che si trovano nel mondo spirituale, è importante ricevere sostegno e messaggi dalle nostre guide spirituali, però in questo momento, soprattutto per quello che stiamo vivendo, per il cambiamento che sta accadendo a livello epocale, la cosa fondamentale è che ognuno di noi prenda consapevolezza di chi realmente siamo e che cosa siamo venuti a compiere proprio qui e proprio ora su questa terra. Quella che viene chiamata la missione, il compito che ognuno di noi ha da portare. E non siamo qui a caso, non è che siamo qui per passare del tempo, cioè la nostra anima ha deciso di incarnarsi in questo momento, proprio qui e proprio ora, per portare a termine una missione. Cioè, ciao Giuseppe,
Quindi quello che sta accadendo è una grandissima opportunità, una grandissima opportunità per ognuno di noi. Cioè, prima, se ascoltate tutte le dirette che vengono fatte su questo gruppo, si parla di meditazione, si parla di ascolto, si parla di contatto di vario tipo, ma il primo contatto è quello con noi stessi, con la nostra anima. C'è una frase molto bella, molto semplice di Einstein che dice: tutto è energia, questo è tutto quello che esiste. Sintonizzasi sulla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c'è altra via, questa non è filosofia, questa è fisica. Allora, cioè questo lo diceva Einstein tanto, tanto tempo fa. Cioè, qui si parla di adesso la fisica quantistica, in realtà, cioè, questa è scienza, cioè, che noi siamo energia, cioè noi abbiamo un corpo aurico, un corpo energetico, l'insieme dei nostri chakras che forma la nostra aura. E ognuno di noi ha un corpo aurico energetico, che è quello attraverso il quale noi abbiamo la possibilità anche di entrare in contatto con il mondo spirituale. Quindi quando io comunico con i trapassati, con le guide, con i maestri, con gli angeli, con gli arcangeli o chi, qualsiasi essere spirituale con cui entro in contatto, lo faccio utilizzando il mio corpo spirituale, il mio corpo energetico. Ma questo è qualcosa che potete fare, non solo che potete, ma in questo momento che vi viene fatto, viene chiesto di fare a ognuno di voi. Come giustamente dice Giuseppe, c'è un grande risveglio interiore, cioè questo è è una grande opportunità per ognuno di noi. Cosa vuol dire risveglia con anche questo termine? Perché a volte si dà per scontato qualcosa che non lo è, cioè, ovvero cioè, la parola risveglio cosa significa? Così come quando noi dormiamo la notte, la mattina ci svegliamo, col termine risveglio si parla proprio del risveglio spirituale, quando la nostra anima, il nostro spirito si risveglia e noi prendiamo consapevolezza che oltre ad avere un corpo fisico, oltre a questa bella figurina che c'è qua, questo omino qui tutto piegato su se stesso marrone, cioè è il nostro corpo fisico e il nostro corpo elettromagnetico, quindi è la parte della nostra aura, della nostra energia che è legata al corpo fisico e che racchiude tutte quelle che sono il nostro mentale e il nostro corpo emozionale. Se noi ci risvegliamo, risvegliandoci apriamo il nostro cuore, entriamo in contatto con il chakra del cuore e quindi prendiamo consapevolezza che oltre ad avere un corpo fisico, un corpo mentale, un corpo emozionale, abbiamo anche un corpo spirituale e attraverso il nostro cuore entriamo in contatto anche con il nostro corpo celeste, con il nostro corpo divino, con l'essenza divina che è in ognuno di noi. Quello che ci viene chiesto di fare adesso è proprio questo, di ricordarci ciò che noi siamo, cioè quantomeno di prendere consapevolezza che noi, oltre ad avere un corpo fisico, mentale ed emozionale, abbiamo un corpo spirituale, abbiamo un corpo divino, che è la nostra essenza. E attraverso questo corpo divino, attraverso il nostro corpo causale, abbiamo la possibilità di entrare in contatto con la miriade, i miliardi e le centinaia di esseri di luce, di maestri e di guide che ci accompagnano nel nostro percorso terreno. Quindi, questo tanto per farvi chiarezza, nel senso che in questo momento tante persone si rivolgono a me chiedendo di fare un contatto, di ricevere un messaggio da un proprio karma nel mondo spirituale, di ricevere un messaggio dalle proprie guide, ma quello che ci viene chiesto di fare adesso è di attivare il nostro corpo di luce. C'è un libro bellissimo che è stato scritto tanti anni fa. Quando ancora, cioè, tutto ciò che stiamo vivendo, cioè il corpo di luce è attivare la maestria che è dentro ognuno di noi. Infatti anche questo percorso che è iniziato domenica scorsa, questa scuola, questa accademia, questo
percorso che sto facendo online, perché in questo momento vabbè, è l'unica, però in realtà mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con qui connessi. In questo momento ci sono diverse persone che hanno intrapreso questo percorso e quindi quello che stiamo facendo è quello di, infatti l'ho chiamato contatto celeste, quello di contattare il nostro corpo celeste e riuscire noi stessi a comunicare con, intanto con il nostro sé superiore, perché la maggior parte delle informazioni che giungono a noi arrivano dal nostro sé superiore. Tutto quello che viene chiamato come intuizione, percezione e percezioni extrasensoriali giungono direttamente dal nostro sé superiore. E poi c'è, attraverso il nostro corpo di luce, noi abbiamo la possibilità di entrare in contatto con le nostre guide spirituali, con i nostri cari che si trovano nel mondo spirituale e comunicare direttamente con loro. Quindi, in questo momento è fondamentale che ognuno di noi attivi questa possibilità dentro di noi, cioè quello che è semplicemente da scegliere. Vanya significa che risveglia, infatti, cioè risveglio vuol dire che la nostra anima si risveglia non solo, ma inizia anche a parlarci, a dirci: guarda, io ci sono, o quantomeno, cioè, ci sono anche io. E quindi da quel momento in poi la nostra percezione del mondo cambia completamente, nel senso che noi usciamo da quello che veniva è stato chiamato il cambiamento dei Maya, cioè la fine del mondo, quello che avevano annunciato nel 2012, che in realtà dicevano nel 2012 sarebbe finito il mondo. In realtà nel 2012 c'è stato una svolta e un cambio che ha avuto inizio. Adesso sono passati 8 anni e ci siamo adesso nel pieno, cioè stiamo iniziando a raccoglierne i frutti. E voi direte: cioè, che cosa stai dicendo? Ci prendi in giro? Cioè, siamo nel pieno di una crisi a livello economico, cioè c'è un'emergenza sanitaria, ci sono persone che stanno male, che sono malate, cioè, sì, è vero, tutto questo è vero, ma come tutte le cose, riusciamo a. Tutto sta a vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Cioè, ci sono persone con cui parlo e che dicono: è vero, sono rimasto senza lavoro, sono in cassa integrazione, però sto riscoprendo il piacere di vivere, di trascorrere del tempo con me stessa, di starmene a fare una meditazione, di stare insieme ai miei figli. Io di solito uscivo di casa e lavoravo 12 ore al giorno, mentre in questo momento mi sto riappropriando anche del mio tempo e sto iniziando a decidere, cioè, che cosa veramente desidero fare, cioè, senza essere sempre nel dolore. E qualche giorno fa ho messo un post sul mio profilo Facebook, dove io premetto che in questi mesi raramente ho parlato del Covid-19, cioè non mi piace usare il termine coronavirus perché per me il corona è il chakra della corona, quindi anche lì se no si fa un'associazione, si associa a un qualcosa che porta paura, che porta morte, che porta malattia. Invece non a caso il chakra della corona è proprio anche la connessione con la nostra parte divina, spirituale, no? Quindi il chakra della corona è quello che ci sta, quello che stavo, di cui stavo parlando prima, questo contatto con il nostro corpo celeste può avvenire solo ed esclusivamente attivando e aprendo il nostro chakra della corona. Quindi vi dicevo che ho parlato del Covid-19 come un virus che ha una vibrazione molto bassa e con una struttura chiusa a circuito elettromagnetico. È una frequenza di risonanza, quindi la frequenza su cui vibra il Covid-19 è di 5,5 Hz, cioè varia da 5,5 Hz ai 14,5. E nelle gamme invece più alte non è attivo. A partire da 25,5 Hz e quelli superiori, il virus muore. Questo per dire se noi manteniamo le nostre vibrazioni alte, il virus non può in nessuna maniera andare a, cioè praticamente non veniamo contagiati da questo virus, neanche a livello fisico, ma tutto parte dalla vibrazione della nostra aura.
Vi faccio un esempio che, vabbè, sembrerà forte, ma però rende bene l'idea. Gesù e i terapeuti essenei, all'epoca erano gli unici che si prendeva dei malati, dei lebbrosi, cioè, perché naturalmente tutti avevano paura di avvicinarsi e così via. Quindi loro, Gesù con i suoi discepoli, i terapeuti essenei, erano gli unici che si prendevano cura, davano da mangiare, curavano le piaghe dei lebbrosi e nessuno di loro è mai stato contagiato. Questo per dire che se noi siamo su una frequenza che vibra nell'amore, nella compassione, soprattutto nell'aiutare gli altri, è una delle frequenze più elevate. Infatti, la frequenza della generosità, la generosità è 95 Hz, quindi il Covid arriva fino a 14,5 Hz, al di là di questo non è attivo, quindi immaginate voi, cioè, se siamo sulla frequenza della generosità, siamo a 95 Hz. Il grazie, la frequenza della gratitudine, infatti in questo momento alle mie allieve, alle persone che mi seguono, dico di fare proprio questa, la semplice meditazione più bella è quella di alzarsi la mattina e ringraziare. Ma ringraziare per cosa? Anche per le cose che noi pensiamo siano scontate, che può essere grazie per questa bella giornata di sole, grazie per questo letto che mi ha consentito di riposare, grazie per questo corpo che mi consente di alzarmi, per questi piedi che mi sostengono, per queste gambe e per queste mani e così via. Cioè, la frequenza della gratitudine è la frequenza che vibra sui 45 Hz. Il riuscire a ringraziare con il cuore, proprio sentendo questa gratitudine nel cuore, è una frequenza che arriva, che, anzi, che parte dai 140 Hz e oltre. Il senso di sentirci uno con tutti gli altri è una vibrazione ancora più elevata, che sono 144 Hz. La compassione, che non è la pietà, è la compassione, supera i 150 Hz. Quindi, questo per dire che il senso di unità, come allo stesso modo, se andiamo. La vibrazione del dolore, siamo a 0,12 Hz. La paura 2,2, il risentimento 3,3, la rabbia 1,4, l'orgoglio 0,8, sentirsi, cioè, questo sentimento di abbandono 1,5, la superiorità 1,9 e così via. Ecco, vi ho portato un po' di numeri perché comunque quando a volte si parla di pensiero positivo, pensare positivo, dobbiamo essere positivi, cioè non è soltanto, non sono delle novelline, dei discorsini, cioè noi vibriamo, il nostro corpo aurico, energetico ha una frequenza e ci sintonizziamo su un determinato livello. I nostri pensieri, cioè, per quello è importante mantenere sempre la nostra aura pulita, i nostri chakra aperti, dove l'energia circola liberamente, perché questo ci consente di avere una frequenza elevata. Se invece i nostri corpi aurici, i nostri chakra, l'energia circola, non riesce a circolare bene. E soprattutto i nostri pensieri sono pensieri di paura, di rabbia, di abbandono, di solitudine, di tutto quello che volete voi, inevitabilmente la nostra frequenza si abbassa su quelle che vi dicevo prima. Ecco. Per cui in questo momento è veramente quello che c'è da fare, più che da fare c'è da essere, essere ciò che noi siamo, cioè essere ciò che siamo venuti a portare, cioè riconoscere, incarnare la maestria che è dentro di noi. Vediamo se ci sono delle domande, perché sennò parla a ruota libera. Ok, non ci sono domande, diciamo. Anzi, se avete delle domande, potete farle, perché comunque lo spazio di oggi lo dedicherò insomma, a parlare, ma anche a rispondere se qualcuno ha delle domande Solo una domanda, però. particolari. Se bisogna essere buoni, generosi e compassionevoli, perché sono morti anche dei medici in prima linea? Alessandra Vale. Allora, Alessandro dice se bisogna essere buoni e compassionevoli, lei chiede perché sono
morti dei medici che stavano aiutando, giustamente. Allora, un'altra cosa importante che in questo percorso che è iniziato io trasmetto è la conoscenza delle leggi universali, perché oltre ad avere piena consapevolezza di chi siamo, di quelli che sono i nostri corpi energetici, corpi sottili, è fondamentale la conoscenza delle leggi universali. Le leggi universali quali sono? Sono la legge d'attrazione, la legge di risonanza, ma soprattutto la legge del Dharma e del Karma, nel senso che non esistono, non esiste, intanto non esiste un Dio che punisce, non esiste un Dio che giudica. Ma noi siamo esseri spirituali che ci incarniamo e veniamo ad imparare attraverso l'esperienza. Imparare che cosa? Imparare delle lezioni, le lezioni legate al perdono, alla compassione, all'amare a mani aperte. Le lezioni possono essere tantissime e soprattutto tutto ciò che viviamo, la nostra anima, ha già scelto di venire a sperimentarlo prima della propria incarnazione. Non so se voi, però qui ci si dilunga, si entra, però giusto per far chiarezza, sapete che comunque l'anima sceglie quelli che saranno i propri genitori prima della discesa nel corpo fisico, sceglie quelle che saranno le esperienze, le lezioni fondamentali che avrà da apprendere, e in base a quello praticamente anche le esperienze, le persone che incontrerà, piuttosto che se ammalarsi, piuttosto che morire in una determinata maniera. C'è un testo molto bello che è un po' lungo, quindi si chiama La piccola anima e il sole, che se avete occasione fate ricercatelo su internet, dove spiega bene quello che vi stavo dicendo adesso, cioè questo fatto che comunque l'anima non solo sceglie quella che sarà la propria famiglia di anime con cui incarnarsi, ma soprattutto apparentemente quelle persone che faranno, diciamo, il ruolo di cattivi, sono le persone con cui ci sono i legami più stretti. Vi ricordo una frase del maestro Gesù che disse a Giuda: tra tutti i miei discepoli, quello che io ho più amato sei stato tu, perché hai accettato di fare il ruolo del cattivo, comunque di tradirmi. Cioè, questo per dire che tutti noi qui sulla Terra, un po' come se stessimo recitando, indossiamo delle maschere, ma soprattutto siamo degli attori. Cioè, non è il discorso del cattivo, del buono, sono dei ruoli che ci viene chiesto di impersonare in base a quello che abbiamo da imparare. Tutti siamo stati vittime, tutti siamo stati carnefici e quindi capisco che non è facile vedere tutto questo se si filtra attraverso quelle che sono le conoscenze che ci hanno dato magari i nostri genitori, che ci sono stati dati dalla religione, però vi garantisco che se vi mettete lì a studiare e se iniziate ad avere padronanza di quelle che sono le leggi universali, tutto è veramente perfetto e non esiste niente, non esiste imperfezione nell'universo. Quindi tutto ciò che ci viene chiesto di vivere e di sperimentare è perfetto per la nostra evoluzione ed è quello che la nostra anima è venuta a compiere e ad imparare soprattutto. C'è gente che chiede messaggi di me, della madre, del No, padre. no, il messaggio, come ho spiegato all'inizio, comunque in questa sessione non farò contatti, ma quello che vi chiedo di fare in questo momento, capisco che anche il contatto, ricevere un contatto da un proprio caro può portare conforto, supporto, ma in questo momento soprattutto vi chiedo di portare contatto e di entrare in contatto con la vostra anima, con il vostro spirito, che è fondamentale. Perché a volte le persone mi chiedono come faccio a comunicare, a sentire mia madre piuttosto che mio padre, piuttosto che le mie guide. E cioè, è un po' come se non siamo in contatto con il nostro spirito, come possiamo anche pensare di riuscire a sentire? Cioè, è un po' come se volessimo fare un viaggio, andare a New York,
magari, cioè, non so, cioè, se a piedi, cioè, non ci riusciremo mai ad arrivare a piedi, dovremo prendere un aereo o prendere una nave per attraversare l'oceano. Quindi, se noi non prendiamo piena padronanza di quelli che sono i nostri veicoli a livello energetico, i nostri corpi sottili, non riusciremo mai a compiere questo viaggio sulla Terra per quello che realmente ci viene chiesto di fare. Diceva Gandhi, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, cioè in questo momento veramente ci viene chiesto di portare un cambiamento, ma un cambiamento più che un cambiamento, mi viene, come dicevo prima, vi viene chiesto di essere ciò che già siete, la nostra autenticità, di risvegliarci, di riconoscerci per ciò che siamo, ma anche di prendere consapevolezza di quelli che sono i nostri doni, i nostri talenti. Magari ci saranno delle persone in questo momento che sono rimaste senza lavoro, che comunque hanno perso apparentemente tutto, ma quando si perde tutto, veramente si può trovare noi stessi. Forse magari perché quella strada, ciao Elisabetta, quella strada che stavate percorrendo non era quella giusta per voi, non era quella che la vostra anima era venuta a fare, a compiere. Prendete questo momento come una grande opportunità per riuscire ad ascoltarvi. Cioè, vi voglio leggere una poesia che a me è molto cara, che si intitola Ogni strada, ed è di Castaneda, è tratto dal libro A scuola dallo stregone. Ogni strada è soltanto una tra le milioni di strade possibili, perciò dovete sempre tenere presente che una via è soltanto una via. Se sentite di non doverla seguire, non siete obbligati a farlo, in nessun caso. Ogni via è soltanto una via. Non è un affronto a voi stessi o altri abbandonarla, se è questo che vi suggerisce il vostro cuore. Ma la decisione di continuare per quella strada o lasciarla non deve essere provocata dalla paura o dall'ambizione. Vi avverto, osservate ogni strada attentamente e con calma. Provate a percorrere tutte le volte che la ritenete necessario. Poi rivolgete una domanda a voi stessi e soltanto a voi stessi. Questa strada ha un cuore? Tutte le strade sono uguali, non conducono in nessun posto. Ci sono vie che passano attraverso il bosco. Questa strada ha un cuore? È l'unico interrogativo che conta. Se ce l'ha, è una buona strada. Se non ce l'ha, è da scartare. Cosa vuol dire? Questa strada ha un cuore, quello che vi chiedo la domanda che vi chiedo di fare a voi stessi, alla vostra anima, se la strada che state percorrendo, che stavate percorrendo prima che tutto quello che sta accadendo accadesse, questa strada ha un cuore? Questa strada che sto compiendo a livello lavorativo, a livello sentimentale? Le scelte e le strade che sto percorrendo nella mia vita hanno un cuore, cioè sento che sto seguendo quello che è la via del mio cuore, no? Per ritornare al nostro omino, accendiamo la luce, al nostro omino di prima, dove c'era questo omino qua che vi dicevo che è la nostra parte, quella identificata con l'ego, con la parte terrena, e questa parte qui, dove noi lì entrando in contatto col nostro cuore, riuscendo veramente ad affidarci e a vivere la nostra vita attraverso il cuore, possiamo entrare in contatto con il nostro corpo celeste, con quella che è il nostro spirito e la nostra anima. E lì veramente possiamo sapere con assoluta certezza se la strada che stiamo percorrendo è quella del nostro cuore, quella che la nostra anima aveva già deciso di compiere prima della nostra discesa sulla terra. Il mio compito come channeler, come medium, è quello di portarvi il messaggio dei vostri cari, delle vostre guide. Però quando io faccio una seduta di channeling e porto questo messaggio alla persona e concludo e gli chiedo, comunque gli fai delle domande da fare, la persona mi dice: mi hanno già risposto a tutte le domande che volevo fare e non solo, ciò che mi hanno detto era qualcosa che già io sentivo. Ecco, questo vuol dire che intanto, vabbè, già, siccome le vostre guide vi conoscono, sanno già di quello di cui avete bisogno. Quindi se voi siete
allineati su ciò che siete venuti a compiere, in un certo senso, state già facendo quelle determinate cose, quelle determinate scelte. Il ruolo delle guide serve a confermarvi e rassicurarvi sul fatto che la strada o le strade che state compiendo sono quelle giuste, quelle appropriate che la vostra anima ha deciso di venire a compiere. Una domanda. Mi Sì? chiedeva Katia, volevo sapere, volevo chiederti Manuela, come possiamo ampliare la radianza luminosa del nostro cuore in questo momento così difficile? Ok, grazie della domanda, Katia. Allora, intanto mi piace il termine usato, la radianza del nostro Radianza cuore. luminosa. Radianza luminosa nel nostro cuore, perché noi considerate che un'altra cosa che, tra l'altro, ora ci saranno, siccome qualcuno mi ha chiesto di parlare degli animali, vi garantisco che nelle prossime dirette che farò, se non riusciamo in questa, perché allora vi spiego, io di solito non mi programmo mai niente, cioè comunque mi fanno a volte portare delle cose, però non so mai fino all'ultimo quello che parlerò, cioè mi metto in ascolto di quello che arriva dalle guide, dai maestri, e quello che viene, viene. Cioè, in questo momento era importante questo tipo di messaggio, però mi hanno anche garantito, perché ci sono state anche delle richieste, ma poi è un qualcosa che a me è molto caro e ci tiene, anche il mondo spirituale ci tiene, che nelle prossime dirette che farò, ce ne sarà una giovedì e una sabato, parlerò in maniera più approfondita sia del ruolo degli animali, farò dei contatti con il popolo degli animali e anche e soprattutto dell'aura, che cos'è la nostra aura, come il discorso della lettura dell'aura, e farò anche delle letture a livello aurico per le persone che si collegheranno. Un'altra cosa che volevo dirvi, non, no, io non faccio prenotazioni, cioè con le persone che si collegano scelgo a campione, se riesco anche a tutti, ma non riesco a trovato, ho fatto diversi contatti, tra quelle che si farò sia i contatti con gli animali che la lettura dell'aura. Allora, non so se si vede bene da qua, però vi volevo far vedere questa cosa. Allora, sono i nostri corpi sottili, i nostri corpi eterici. L'insieme dei nostri chakra forma i nostri corpi aurici, perché comunque noi abbiamo sette corpi aurici principali, legati naturalmente ai sette chakra. Quindi c'è il cosiddetto corpo mentale, causale, eterico e così via. La radianza, come giustamente dice Katia, noi è un po' come se ci sono delle. Considerate che l'aura, ad esempio, del maestro, di alcuni maestri, cioè l'aura di Gesù, riusciva ad arrivare a oltre 3 km da dove lui si trovava, oltre al fatto che poi lui, utilizzando i suoi corpi sottili, riusciva anche a viaggiare e a spostarsi da un luogo all'altro. Però la nostra aura, comunque, non è. Cioè, c'ha comunque una radianza, quindi si espande intorno a noi. Più noi riusciamo a essere in contatto con il nostro cuore, a espandere la vibrazione e la frequenza della nostra anima, più questa radianza riesce a espandersi. Mi spiego, è un po' come quando noi lanciamo un sasso in uno stagno, no? Questo crea dei cerchi concentrici che si espandono verso l'esterno. Più i nostri pensieri sono elevati, quindi le nostre vibrazioni, come dicevo prima, se ci riusciamo ad avere questi pensieri, questa attitudine alla gratitudine, all'amore, alla compassione, all'unione, cioè una cosa importante è in questo momento sento persone che si fanno la guerra tra di loro, che litigano al supermercato perché magari, oppure quelli che ce l'hanno con le persone che portano fuori i cani piuttosto che vanno a correre, eccetera. Ragazzi, non ci mettiamo gli uni contro gli altri, non entriamo nella separazione, cerchiamo di essere uniti, cioè di vedere, di entrare in questo senso. Ecco, una delle frequenze più elevate, Katia, è quella della comunione, cioè perché si usa questo termine anche in chiesa, la comunione, cioè dice Gesù, ovunque ci saranno due che si riuniranno nel mio nome, lì ci sarò io. La comunione inteso come veramente prenderci per mano e sostenerci e sentire questo senso di
di sorellanza, di fratellanza, nel senso che siamo tutti fratelli, cioè ognuno di noi è diverso, ma siamo tutti uno, nel senso che tutti abbiamo in noi la scintilla divina, quindi la radianza più grande che ci può essere è quella proprio dell'amore incondizionato, della gratitudine, della compassione. A quella anche di riuscire ad amare e a perdonare, come qualcuno diceva prima, ma come si fa? Non entriamo nel giudizio, perché se entriamo nel mentale e nel giudizio, entriamo nella separazione. Il mentale giudizio è quello che ci fa pensare che non è giusto che un medico che presta aiuto alle persone malate muoia, ma quella è la scelta che la sua anima aveva fatto prima di incarnarsi. La giustizia è un'altra, la giustizia divina, cioè studiatevi le leggi universali, se volete scrivetevi, vi mando del materiale, cioè se non si ha padronanza di quelle che sono le leggi universali del karma e del dharma, e soprattutto avendo conoscenza di quelle che sono le leggi universali, possiamo veramente utilizzare il nostro corpo di luce, il nostro potere personale, cioè noi siamo esseri onnipotenti, cioè onnipotenti, ma non c'è niente a che vedere con l'ego, cioè veramente noi possiamo, se entriamo in contatto con il nostro corpo di luce, possiamo fare tutto, tutto inteso come anche cose che apparentemente sono impossibili, cioè considerate Gustavo Rolle e tanti medium e tante persone che avevano conoscenza dei propri corpi spirituali, riuscivano a far materializzare gli oggetti, a interagire con la materia fisica, gli alchimisti che trasformavano il piombo in oro, cioè il dono dell'ubiquità, cioè la bilocazione, riuscire a spostarci, cose che noi in realtà abbiamo già fatto, abbiamo già fatto quando abbiamo vissuto milioni e milioni di anni fa, come nella civiltà di Lemuria, di Atlantide, ma Atlantide e Lemuria è una dimensione che comunque esiste, c'è ancora, proprio perché se noi entriamo in contatto con il nostro corpo di luce, con la nostra essenza spirituale, entriamo nella dimensione del non spazio e del non tempo, nella quale veramente tutto è possibile e tutto esiste, cioè c'è il discorso degli universi, di dimensioni paralleli, cioè tutto è presente nello stesso momento, altrimenti ieri c'era. Anch'io faccio regressione alle vite passate, come potremmo noi anche contattare e rivivere una vita precedente? In realtà, perché il tempo non esiste. Ci sono altre domande? Sì, Aspetta, però volevo finire, concludere con quello che mi ha chiesto. Allora, per quanto riguarda la radianza, Katia, vi do un semplice consiglio. Collegate, visualizzate un esercizio semplicissimo. Vi visualizzate in corrispondenza del chakra del vostro cuore uno smeraldo e collegatevi con la vibrazione del verde smeraldo e del cristallo che porta questa frequenza e questa radianza dell'amore puro e incondizionato. E soprattutto con il perdono. Iniziate proprio a lavorare con il cristallo, con lo smeraldo del cuore, portando amore al vostro cuore e recitando questo mantra dove dite: io mi perdono e ti perdono. Io sono libero e tu sei libera. Cioè, proprio dove mandate quest'intento di andare proprio a liberare il vostro cuore da tutti quelli che possono essere le ferite e tutto quello che è stata la sofferenza di questa vita, ma anche delle precedenti incarnazioni. Sintonizzatevi sulla frequenza dell'amore e del perdono, ma soprattutto per voi stessi, perché spesso sento persone che mi dicono che io mi sento in colpa. Anche oggi stavo parlando con una persona che da poco ha perso la sua compagna. E lui mi dice: no, io ho sbagliato, sono stato cattivo perché non gli ho detto abbastanza volte che li volevo bene, perché non l'ho abbracciata, perché non ho fatto questo. Cioè, quindi io gli ho spiegato: guarda, il senso di colpa è una delle vibrazioni più basse che esista sulla Terra. E non solo, se ti colleghi con il senso di colpa, automaticamente chiudi il tuo cuore e ti neghi a te stesso e alla tua compagna, che adesso si trova nel mondo spirituale, di poter comunicare, di poter arrivare fino a te.
Quindi apriamo il nostro cuore, cioè portiamo perdono, perdoniamoci per quelli che pensiamo che siano state le nostre mancanze, cioè impariamo ad amarci, ad accettarci per ciò che siamo. Questo quando si parla di amore incondizionato, di accettazione, di perdono, in primis diamolo a noi stessi, perché se non riusciamo a fare questa cosa con noi stessi, non riusciremo mai a portarla agli altri. Parte sempre tutto da noi. Parte sempre tutto da noi, ricordatevelo, questo è come se fosse un mantra. Allora, Cecilia ti dice, come posso fare per maturare la mia anima, il mio spirito in modo da capire tutto quello che mi è successo e tutto quello che capiterà? Questa che è Cecilia. Cecilia. Cecilia, questo praticamente è il lavoro di tutta una vita, forse cioè, non solo di tutta questa vita, ma forse anche di più incarnazioni, cioè, però. Cioè, mi piace perché hai, come dico io, se abbiamo degli obiettivi, degli standard elevati, poi ce li raggiungeremo. Quindi, però, della serie non si scherza. Ecco, quindi, intanto, partiamo da una cosa alla volta. Cioè, allora, come faccio? Aspetta. Allora, come posso fare per maturare la mia anima, il mio spirito, in modo da capire tutto quello che mi è Il successo poi successo? sottoscritto è quello che mi capita. Ok, allora più che maturare la tua anima, Cecilia, quello che ti consiglio di fare è di ascoltare, cioè di ascoltare la tua anima, e anche se non riesci ancora a ricevere chiaramente i messaggi dal tuo sé superiore, e quindi dove fai fatica magari a comunicare direttamente con la tua anima o il tuo spirito, una cosa che consiglio di fare, oltre all'esercizio con la smeraldo del cuore, che dicevo prima, è quello di quello di porsi in questo atteggiamento. Ciao Chiara, ben trovata. Proprio questo mantra, nel senso, così sia se è cosa giusta per me. Nel senso che porsi in un atteggiamento di dove non, anche se non comprendo ciò che ho vissuto, ciò che sto vivendo, lo accetto, cioè mi metto in questa, li accetto e mi affido. Perché già se mi pongo in un atteggiamento di fiducia, mi pongo in un atteggiamento di apertura, mi apro e mi apro il mio cuore e da lì ricevo quelle che sono le risposte che in questo momento stai cercando. E un consiglio che ti do, Cecilia, è quello di imparare a essere più indulgente con te stessa, perché quello che sento è che sei molto esigente, sei molto, soprattutto con te stessa, magari con gli altri riesci a farlo, ma con te stessa sento che c'è questo dove chiedi sempre tanto a te stessa, impara a ringraziarti per il cammino, a onorare la tua anima, a ringraziarla per il cammino che hai fatto fino a qui, che è stato un cammino che è stato molto lungo e dove veramente puoi essere orgogliosa per i passi che hai fatto fino adesso. Quindi, come se tu ti chiedo di guardarti indietro e di intanto metterti in questo atteggiamento di dire mi ringrazio e mi onoro per ciò che sono, cioè per ciò che sono, intanto che già sei, perché già sei. Ciao Sandra! Domanda che non Ok, allora facciamo una piccola, non vi dico meditazione, abbiamo ancora 10 minuti, non meditazione, ma un piccolo esercizio insieme per comunque entrare in questa radianza, in questa presenza, in questo contatto con la vostra anima, come diverse persone mi hanno chiesto. Quindi vi chiedo di portare l'attenzione dentro di voi, chiudendo gli occhi o comunque abbassando lo sguardo, lasciando andare il mentale, perché se rimaniamo con gli occhi aperti, inevitabilmente l'attenzione va all'esterno e il mentale si attiva. Quindi, portiamo l'attenzione dentro di noi, chiudendo gli occhi e semplicemente mi focalizzo sul mio respiro, porto l'aria dentro di me attraverso il naso e soffio forte attraverso la bocca. Quindi inspiro attraverso le mie narici e espiro lasciando andare, soffiando forte
attraverso la bocca, quindi inspiro dal naso ed espiro dalla mia bocca. Semplicissimo, chiudo gli occhi, porto l'attenzione al mio cuore e al mio respiro. Sento il petto che si solleva e si abbassa. Inspiro attraverso le narici ed espiro soffiando forte attraverso la bocca. Inspiro ed espiro. Semplice, vero? E ascoltate semplicemente come vi sentite. Ascoltate, magari sentite il rumore, il battito del vostro cuore. Ma soprattutto, potete anche riaprire gli occhi quando volete. Questo è un esercizio, è una meditazione. Questa è già una meditazione che è semplicissima. Che cosa vi ho chiesto di fare? Di chiudere gli occhi e di respirare. Dicevo, accidenti, è tutto qui. Cioè, questa è già una meditazione nel senso che noi che cosa siamo? Cosa vi ho detto fino adesso? Siamo spirito e il nostro spirito è legato al respiro. E semplicemente respirando, ma non respirando in maniera automatica come facciamo per 24 ore al giorno, perché comunque se non respiriamo moriamo, cioè portando l'attenzione consapevole al mio respiro, cioè e ispirando attraverso le mie narici ed espirando attraverso la bocca, io automaticamente entro in contatto con il mio spirito. Quindi, questo per dirvi che in qualsiasi momento della giornata in cui sentite che la vostra mente è troppo attiva, che entrate in pensieri, in dubbi, in paure, in rabbia, in qualsiasi cosa e se volete portare l'attenzione al vostro cuore, alla vostra anima, al vostro spirito, alla vostra parte femminile, chiamatela come volete. Che cosa potete fare? Semplicemente, anche se magari siete insieme a delle persone, non potete chiudere gli occhi, magari state guidando, avete bisogno di mantenere gli occhi aperti, però portate l'attenzione dentro di voi e respirate. Fate dei bei respiri profondi, ispirate attraverso le narici ed espirate attraverso la bocca. E soltanto facendo questo si entra in contatto con il nostro respiro. Qualcuno ha percepito la differenza? Com'è cambiata? Ciao Lucia. Cecilia dice. Cecilia l'ho aperto. Sì, ha detto che è proprio così, che è molto indulgente con se Ok, no, molto per me. stesso. È così. Hai ragione, proprio così. Posso raggiungere, Grace dice, come posso raggiungere l'illuminazione? Grace, quando l'hai compreso, dimmela anche a me, che così almeno lo faccio anche io. No, sto scherzando. Nel senso che l'illuminazione, vabbè, per me il termine illuminazione io intendo riuscire a incarnare completamente la maestria attraverso il nostro corpo fisico. In realtà è quello verso cui tutti noi, come spiego, non so se hai seguito dall'inizio la diretta, ma se no vuoi ascoltare, ho spiegato che il nostro compito in questo momento è quello di risvegliarci per ciò che siamo e prendere piena consapevolezza e contatto con il maestro che è dentro ognuno di noi. Naturalmente è un qualcosa che mi risuona una parola, una frase che diceva spesso quello che per me è stato uno dei maestri che è venuto qua e che è riuscito a incarnarla, questa maestria che è stato Gesù. E quando parlava ai suoi discepoli e gli diceva, vi riconosceranno non tanto dalle vostre parole, ma dalle vostre azioni. Quindi quello che ci viene chiesto di fare è di portare tutti quelli che posso, perché a volte sento tante persone che dicono io
fatto tanti percorsi spirituali, sono master Reiki, piuttosto che sono operatore Theta Healing, piuttosto che sono un insegnante di questo e di quell'altro, ma quello che ci viene chiesto di fare è di tutti questi strumenti, tutte queste conoscenze, di incarnarle e di portarle nella nostra vita quotidiana. Cioè, quindi l'illuminazione si raggiunge incarnando il maestro, nel senso che i nostri pensieri sono allineati con quelle che sono le nostre emozioni e con le nostre azioni. Quindi ci deve essere comunque un allineamento e una risonanza su ciò che io sento, ciò che penso e ciò che faccio. Perché purtroppo spesso mi ci accade che io penso, comunque vorrei fare delle cose, però magari ho paura di farle o magari non riesco neanche a farle, perché comunque, quindi, quando invece quello che io sento, cioè quello che arriva come percezione dalla mia anima, come ciò che io sento che è giusto da un punto di vista anche spirituale, rispetto a quelle che dicevo prima sulle leggi anche universali. La cosiddetta coerenza, no? Quando si dice che a volte le persone non sono coerenti, perché ciò che pensano in realtà e che sentono o che anche predicano, come a volte si dice predichi bene ma razzoli male, cioè una frase, cioè non riescono poi a portarlo nelle proprie azioni, nella propria vita quotidiana. Quindi è inutile magari, cioè ora non voglio entrare in discorsi anche di religione perché io rispetto tutti, io mi definisco, ho avuto un'educazione di tipo cattolica, cristiana, per me Gesù come Maria Maddalena sono dei maestri, ma ne ho anche altri, mi definisco una persona spirituale, spirituale nel senso di una ricercatrice spirituale, una persona che nella propria vita cerca di portare lo spirito nella materia, cioè di riuscire a portare quelli che sono stati gli insegnamenti spirituali che ho ricevuto, oltre che vabbè, anche dal catechismo quando andavo in chiesa, ma soprattutto da quelle che sono le mie guide, che sono stati i miei insegnanti spirituali sotto vari aspetti che ho incontrato, di portarli nella mia vita di tutti i giorni. Questo non vuol dire che io sono un illuminato, come ho detto prima. Anch'io mi arrabbio, anch'io sono una persona che spesso cado nella paura, cado nel vittimismo, però con la differenza che riconosco quale parte di me in quel momento si sta manifestando. Quindi è importante imparare ad avere padronanza di quelle che sono le tante voci e le tante anche, come vi spiegavo prima, con quale omino, chi è adesso che sta parlando? Questo omino marrone che è lì, che pensa che ha paura della morte, ha paura della malattia, ha paura di perdere le persone che ama, e di vivere questo sentimento di abbandono e di mancanza. Sono in contatto con il cuore, quindi sento questo sentimento di gratitudine, di abbondanza, di amore universale, di comunione. Sono in contatto col mio essere celeste, quindi ricevo tutti, sono in contatto con il mio sé superiore, con le mie guide, con i maestri, con gli angeli. Non è che dobbiamo sempre essere degli angeli, degli illuminati, però è importante anche riuscire a contattare, a riconoscere e anche a fare esprimere anche quell'omino lì marrone che si arrabbia, che si incavola, che si sente va bene, però l'importante è non rimanere agganciato e non identificarci né con questa parte, ma neanche sentirci degli illuminati, sentirci al di sopra degli altri, è una cosa che spesso accade, che io definisco l'orgoglio spirituale, quando ci si sente parte di una classe di eletti, ci si sente superiore agli altri, perché in realtà siamo tutti, sempre, finché siamo in questa dimensione, anche soggetti a quello che è l'ego e a tutte quelle che possono essere le paure, la rabbia. L'importante è non identificarci con quello. Sarebbero altre domande, non lo L'ultima so. domanda. L'ultima domanda, perdere la pazienza ti allontana dal tuo percorso? No, questo l'ho appena detto adesso, anzi, grazie alla domanda, perché comunque anch'io vi garantisco che prima della diretta ho perso la pazienza, mi sono arrabbiata e me ne sono data il diritto di esserlo, perché comunque ero stanca, perché comunque ero
Questo succede quando? Quando il nostro corpo fisico, il nostro corpo mentale, emozionale è molto sovraccarico, come io oggi ho avuto una giornata dove ero molto sovraccarica energeticamente, quindi boom, sono entrata in questa emozione di rabbia, me la sono vissuta, l'ho buttata fuori, e quindi perdere la pazienza, cioè, non è che c'è una cosa giusta o sbagliata, cioè, non è che se noi siamo buoni o siamo cattivi, se facciamo o non facciamo determinate cose. La cosa importante è riconoscere che in quel momento è stata una manifestazione del nostro ego, va bene, ok? Purtroppo abbiamo esaurito il tempo. E quindi vi auguro, vi ringrazio di avere Stefano, concordo con tutto nella consapevolezza. È vero, cioè il viaggio della spiritualità nella consapevolezza dentro noi stessi è faticoso, ma al stesso tempo, brava Stefania, è fantastico e soprattutto più ci eleviamo, più entriamo in contatto con il nostro corpo di luce, con il cuore, e più veramente sperimenterete che la vostra vita cambia e riuscirete ad attrarre veramente l'abbondanza sotto tutte le forme nella vostra vita. Quindi vi ringrazio di essere stati con me, con noi, di esserci ritrovati di nuovo qui e ci rivediamo, insomma, per chi sarà ancora presente, giovedì, sempre alle 18. Non so, ora poi scriverò sul gruppo, sulla mia pagina Facebook, sul gruppo, se parlerò o degli animali o dell'aura, delle letture dell'aura, e farò anche dei contatti, delle letture in diretta. Comunque vi aggiornerò. State buon proseguimento di serata e grazie a tutti.